Orfeo Goracci è stato sospeso dalla funzione di consigliere regionale dell'Umbria. Il provvedimento è stato firmato dal Presidente dell'Assemblea Eros Brega a 24 ore dall'arresto dell'ex sindaco di Gubbio nell'ambito dell'indagine della Procura di Perugia sulla sua gestione del comune. Il provvedimento di custodia cautelare nei confronti di Goracci emesso dal GIP ne determina la sospensione di diritto dalla carica di consigliere, ai sensi del comma 4 bis dell'articolo 15 della legge 5590. Per Goracci cade anche la carica di vicepresidente del consiglio regionale, finora detenuta, mentre l'ex sindaco Eugubino si è già autosospeso dal partito di rifondazione comunista nel novembre scorso dopo aver ricevuto l'avviso di garanzia. I provvedimenti di custodia cautelare che hanno investito amministratori Eugubini e parte del partito della rifondazione comunista di Gubbio. Non ci impediscono di ribadire anche in questa occasione la totale e incondizionata fiducia nella magistratura. Questo è un atto ovviamente che ha colpito le istituzioni, ma vorrei ricordare che già dal 5 novembre del 2011 la Segreteria regionale di Rifondazione Comunista, oltre che sospendere Goracci, la Laercoli eh, ha chiesto a Goraci le dimissioni da vicepresidente del Consiglio regionale per liberare le istituzioni da una situazione eh, grave e imbarazzante e per permettere allo stesso Goracci di difendersi in eh, piena libertà. Rifondazione comunista di L'Umbria si ritiene parte lesa e perché noi riteniamo che la questione morale è la questione delle questioni e che in particolare tutti coloro che ricoprono, ricoprono cariche pubbliche devono essere al di sopra di ogni eh, sospetto. La nostra posizione pertanto è una posizione netta che è datata da Messi, anzi a quella posizione si è avuto diciamo, un pubblic, una pubblica polemica. Perché c era, c eravamo stati accusati di aver giudicato gli amministratori di Gubbio prima della magistratura, perciò la nostra posizione è chiara eh, e da questo punto di vista non abbiamo niente da, eh, di cui pentirci, anzi, ribadiamo, ribadiamo la necessità che eh, la maggioranza che governa la regione assuma gli atti conseguenti che abbiamo già richiesto da tempo. Nelle stesse ore i consiglieri regionali del PDL Andrea Lignani-Marchesani e Alfredo De Sio si sono dimessi dall'ufficio di presidenza del Consiglio regionale e dalle rispettive cariche di vicepresidente e consigliere segretario. La decisione è stata motivata per la gravità della situazione che vede da tempo coinvolti troppi esponenti del Consiglio regionale in inchieste giudiziarie e allo scopo di imporre una riflessione politica alla maggioranza che governa l'Umbria. Nel frattempo, per Goracci si è svolto in carcere l'interrogatorio di garanzia davanti al GIP di Perugia. Ha risposto per oltre tre ore, respingendo tutte le accuse. Secondo quanto detto dal suo difensore, Goracci, provato ma lucido, ha contestato in maniera convincente anche gli addebiti di molestie sessuali, facendo una ricostruzione diversa da quella dell'accusa e rivendicando la correttezza dell'operato del Comune di Gubbio nelle due legislature da lui guidate. Al termine dell'interrogatorio di garanzia l'avvocato ha chiesto per Goracci la concessione degli arresti domiciliari e il GIP si è riservato di decidere. In queste ore la politica umbra si interroga dopo l'arresto dell'ex sindaco e di altre otto persone, tutti ex amministratori, consiglieri in carica o funzionari del comune di Gubbio. Il capo di imputazione, secondo quanto riportato dall'ANSA, parla chiaro. Per tutti l'accusa è di aver dato vita a un'associazione per delinquere attiva dal 2002 e ancora in essere, finalizzata a commettere una serie indeterminata di reati di abuso d'ufficio, concussione, falso in atto pubblico e soppressione di atti pubblici. Secondo uno dei testimoni chiave dell'inchiesta della Procura di Perugia condotta dai Carabinieri dell'Arma Territoriale e da quelli del Ross, Goracci all'interno dell'amministrazione si comportava come un dittatore, disponendo del comune come di una cosa propria, rifiutando ogni consiglio che non fosse conforme alla sua volontà e penalizzando o favorendo a suo arbitrio i dipendenti, in particolare le donne. Sì perché l'ex sindaco, si legge ancora nelle carte processuali citate dall'ANSA, avrebbe illegittimamente favorito alcune di con cui avrebbe intrattenuto delle relazioni e, al contrario, danneggiato chi avrebbe respinto le sue avances. Nell'ordinanza di custodia cautelare viene in particolare citato il caso di un agente di polizia municipale penalizzata nel concorso per vigile urbano a tempo indeterminato, che per due volte sarebbe stata molestata dal sindaco nel suo ufficio. Per questo episodio Goracci, è accusato anche di violenza sessuale. Insieme all'ex sindaco sono finiti in carcere il suo braccio destro di allora, l'ex assessore e vice sindaco Maria Cristina Ercoli, Lucio Panfili e Graziano Cappannelli, già assessori ed attualmente consiglieri comunali a Gubbio, e Lucia Cecili. Gli arresti domiciliari sono stati invece disposti per Antonella Stocchi, consigliere comunale, Paolo Cristiano, già segretario generale e dirigente del Comune di Gubbio, Marino Cernicchi, ex assessore della Giunta Goracci, e la dipendente comunale Nadia Ercoli, sorella della vice sindaco. In seguito all'inchiesta ha espresso preoccupazione. Tutta il mondo politico regionale, eppure è significativo quanto avvenne a novembre in Consiglio regionale quando il consigliere Dottorini dell'IDV chiese a Goracci in qualità di vicepresidente di riferire in aula sull'inchiesta che lo coinvolgeva. Ricevendo, spiega Dottorini, una reazione scomposta e stizzita, e soprattutto il mancato appoggio degli altri consiglieri di destra e di sinistra. Ed iniziamo con l'oggetto numero uno, approvazione dei verbali sull'ordine dei lavori. Prego. Io eh, vorrei eh, intervengo eh, per chiederle su che argomento per, eh, adesso glielo dico, eh, per chiederle la sua disponibilità a una comunicazione rispetto ai fatti che, che la, la riguardano in qualche maniera perché lei ha ricevuto un avviso di garanzia. Eh, nei giorni scorsi, ormai da qualche giorno, sì. e quindi sono qua a chiederle se no, non ne ritiene o no, visto che no, collega dottorini l'argomento l'abbiamo letto, lo sapevamo, non è all'ordine del giorno. Lei ma... ha tutti gli strumenti no, ma io le chiedo... Lei... questa mattina non ci saranno comunicazioni da... non, non ci saranno comunicazioni no. da parte del Presidente. Eh, avrà mi fa tutti avrà tutti questa richiesta oppure no? Me la fa non è all'ordine del giorno, ma io intervengo già fa. Dei lavori. La prego di concludere no. rapidamente. Eh, D'accordo. No, perché noi ci troviamo, questo è l'unico caso in Italia e non ci sono precedenti. Sì, ma se fa richiesta bene, se deve fare il comizietto, di le tolgo la parola. È un Consiglio regionale in cui c'è il presidente e il vicepresidente indagati con. Con ipotesi di reato abbastanza gravi, che sono concussione e, e, nel caso suo, è peculato. Ora, poi ognuno si riserva il proprio giudizio, però una comunicazione, come del resto fece anche il eh, presidente Brega quando toccò a lui ricevere eh, l'avviso di garanzia, una comunicazione al Consiglio penso che sia doverosa, se non altro per non dover leggere. Le cose, le questioni da, uh, dai eh, giornali. E, e, insomma, poi ognuno si riserverà di valutare il come. Sappiamo anche che non è possibile la sfiducia, quindi de, né del Presidente né dell'Ufficio di Presidenza. Ma almeno conoscere come lei intende garantire decoro, funzionalità e credibilità a queste istituzioni, io ritengo sarebbe doveroso. Quindi le chiedo la sua disponibilità a, fare, a comunicarci e a dare un'informativa al Consiglio. La ringrazio. Grazie. La mia comunicativa è semplicemente quella che sono, sono un innocente e mi considero vittima di questa vicenda. Chiuso l'argomento perché non era punto all'ordine del giorno, la, uh, a tutti gli strumenti e le sedi che vorrà per discutere di questo come di altri argomenti a partire fra due ore, a partire da altri atti in Consiglio regionale, ora uh, procediamo la sua, uh, la sua forma uh, comiziale che aveva annunciato l'ha fatta uh, ora proseguiamo con i lavori del Consiglio così certo come però stavo non dicendo, non ha la parola oggetto Numero 1. Approvazione processi verbali di precedenti sedute. Do notizia dell'avvenuto deposito presso la Segreteria del Consiglio a norma dell'articolo 5. Attualmente Goracci si trova in carcere e per cinque giorni non potrà parlare con il suo legale. La politica si aspetta da lui un passo indietro, mentre il PRC ha chiesto all'Ufficio di Presidenza di avviare le procedure previste per la sua sospensione da Vicepresidente del Consiglio Regionale. Buonasera ai nostri ascoltatori. Il servizio di Lorenzo Lotito ripercorre quello che è stato sicuramente un momento particolare della vita politica della nostra regione. 14 febbraio del 2012, l'arresto di Orfeo Goracci, 150 carabinieri che arrivano a controllare la situazione, ad arrestarlo nelle prime ore della mattinata e quelle che avete sentito nel servizio di Lorenzo Lotito erano gli atti di imputazione. 38 giorni a capanne, 18 giorni passati agli arresti domiciliari e poi Orfeo Goracci torna uomo libero e questa sera Orfeo Goracci è qui con noi per Don Chisciotte, lo ringraziamo. Non farò un processo, non vorrò sapere se sono vere o false perché come. Cercare di chiedere all'oste se è buono il vino. Io voglio vedere invece questa sera l'uomo che è venuto fuori da questa vicenda, che è entrato nella vicenda, capire il perché tutto si è verificato, capire perché un uomo di rifondazione comunista che era vanto per tutto il partito italiano all'improvviso viene lasciato solo, perché. Succede questo quando Feo Goracci è l'unico che riesce a mandare a casa una, per due volte un avversario politico del centro-sinistra targato PD e a vincere Gubbio come Rifondarolo, che non è cosa facile, visto che i numeri in regione sono quelli che sono. Cercheremo di. Rivivere quei giorni Orfeo Goracci perché credo che sia importante per lei, che tante cose non ha visto. Credo che questo servizio non l'abbia potuto vedere perché, per tanto tempo in carcere a Capanne, non ha potuto vedere la televisione. Innanzitutto, allora, come stiamo? Come sta Orfeo Goracci? Buonasera a lei e ai gentili telespettatori. Come ha Precisamente, puntualmente ricordato, anche per me è stata la prima volta che eh, vedo uh, il servizio e ho scorso i giornali eh, dopo che sono uscito, io la tv non potevo vederla fino al uh, settimo giorno di uh, carcerazione. Orfeo Goracci sta abbastanza bene, è un uomo che è passato per l'inferno. È stata molto dura, non ho, senza né forme di vittimismo, ma senza nemmeno spavalderia, non ho remore a dire che i 38 giorni di capanne sono stati eh, duri. Ho scritto a qualche amico, conoscente, compagno che eh, ho versato lacrime a boccioni, eh, dialettalmente dalle mie parti il boccione e il, il bottiglione. La, ma, la, la, la bottiglia da due litri, sì, no? classica. Ma devo dire che eh, dopo l'uscita, e si immagini che cosa è capace di fare il carcere, cioè ti fa vedere come miraggio l'uscita dal luogo dove ci sono le sbarre per andare in una prigione un po' più dorata che comunque è quella dove ci sono gli affetti. Ma sei eh, prigioniero perché non puoi uscire, non puoi fare le cose normali, anzi eh, a volte arrecchi danno anche a chi ti sta vicino perché un'amica non può venire a trovare tua figlia, perché in casa ci possono sol stare soltanto i conviventi. Ma comunque quel 22 di marzo, quando sono tornata a casa, è stato un primo momento di eh, svolta perché eh, gli affetti, le persone care, che tra l'altro sono state semplicemente straordinarie eh, e come persone e nei miei confronti, eh, mi hanno riaperto un po' il cuore e la mente alla speranza e alla voglia di combattere. Poi dal 10 aprile libertà piena, escluso l'obbligo di dimora nel comune eh, di Gubbio e quindi il ritorno eh, al bar, all'edicola, alla quotidianità. Eh, e questo ha, ha significato anche il cercare di capire com'era il rapporto con i cittadini, con quella gente che, per la quale sei stato un riferimento nel bene e nel male. In una realtà relativamente piccola qual è quella Eugubina, il sindaco che prima era eh, riconoscibile magari da 15-18 mila persone. Dopo il San Valentino del 2012, eh, magari 28-30.000 eh, lo oh, riconoscevano. E devo dire che mi aspettavo molto di peggio, perché la descrizione che ho avuto oh, dei primi giorni eh, è stata di una durezza e di una pesantezza eh, che non era immaginabile. E il fatto di aver trovato un clima... Non a prioristicamente ostile, mi ha aiutato a cercare di riprendere la normalità. Sarei ipocrita se dicessi che sono alla piena normalità, perché è evidente che quando vai al supermercato in un luogo eh, il ragazzetto riconosce e eh, dà la botta sulla spalla all'altro per dire che ho. Fatto il bagno, tra virgolette, perché era una situazione delicata, per alcuni aspetti oserei dire quasi pericolosa, come è stata per esempio la festa più bella del mondo, o la festa dei ceri, lo scorso 14-15 di maggio. Ho girato per le taverne come ho fatto nelle altre circostanze e insieme a qualche battuta che avverti, eh, va il carcerato. Ho anche avuto il piacere inaspettato di avere tanti attestati di vicinanza, di solidarietà, di umana comprensione che mi hanno, aiutato, mi hanno aiutato molto. E devo dire che questa vicenda, e chiudo su questo aspetto umano, che poi ho sentito delle interviste o eh, lei ha fatto una considerazione su Goracci, Rifondazione. Magari nel corso dei minuti prossimi parliamo. mi piacerebbe ritornarci. Dicevo sul piano umano c'è sicuramente un elemento che va uh, tenuto in considerazione. Io non ho spirito vendicativo. Uh, ho detto che una vicenda come questa è di una pesantezza che uh, di peggio può succedere soltanto la perdita di una persona cara o la sentenza di una malattia che non dà uh, grandi prospettive penso che poco altro poi possa essere eh, superiore a quanto è successo a me e ci tengo a ricordarlo insieme a me ad altre otto persone che probabilmente sono finite nelle tritacarne eh, perché comunque un bersaglio prevalente c'era ed era il eh, sottoscritto e a loro va tutta la mia vicinanza e umana solidarietà dicevo questa vicenda però uno spartiacque lo ha posto, e cioè il fatto che mentre per tanto tempo tanta gente ti stava vicino, sa poi quelli che hanno descritto questa figura nel modo come hanno fatto anche attraverso le deposizioni, quando c'era da diventare o dirigenti o qualcos'altro, e tanta gente del partito e non solo, che addirittura eh, mi invitavano a, a candidarmi a qualcosa di importante a livello nazionale, poi sono scomparsi. Sulla testa del bandito, sulle spalle del bandito e del delinquente ci sono saliti molti. Però ci sta, la varia umanità è questa, ma un elemento straordinario è che io ho trovato vicinanza, umana comprensione, addirittura esagerati, eh, attestati di eh, preventiva eh, e quasi sacrale intoccabilità eh, da parte di tanta gente che non avrei mai immaginato e questo è stato un elemento che ha aiutato ed aiuta a riprendere la vita eh, con eh, la serenità necessaria perché oltre all'inferno dei 38 giorni di capanne io ho sofferto molto anche dall'avviso di garanzia fino al 14 di febbraio che poi quando sento alcune considerazioni quando si usano pesi e misure diverse evidentemente c'è qualcosa che manca quantomeno nella coerenza ci arriveremo a far comprendere questa cosa partiamo da quello strappo all'interno di rifondazione comunista perché c'è lo strappo all'interno di Rifondazione Comunista? Che cosa accade per eh, trovarsi uno di fronte all'altro all'interno di un partito che aveva, eh, in Goracci sicuramente, un leader, l'uomo come dicevo prima capace di bastonare il PD alle elezioni per due volte? Che cosa accade per, per dire basta a questo rapporto? Politico, a questo ideale politico. Ma intanto io non ho mai bastonato nessuno. Ho, ho, ho cercato di eh, vincere competizioni elettorali e ci sono riuscito. Ad ogni competizione elettorale eh, alla quale io ho partecipato, sono risultato sempre eletto, escluse le europee dove comunque arrivai terzo e eh, 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 non abbiamo raggiunto il quorum, ma se si fosse raggiunto il quorum avendo avuto davanti di Liberto e Amato, sicuramente eh, nel 2013 eh, sarebbero state figure interessate al Parlamento nazionale e magari eh, per un annetto si liberava anche eh, Strasburgo. Che cosa si è consumato? Vede, Goracci, a differenza di molti compagni che eh, più che popolarità e consenso hanno basato tutta la loro storia e la loro carriera sulla gestione d'apparato e sull'essere burocrati. Goracci era un'altra cosa che eh, il rapporto lo ha sempre tenuto con la gente, eh, in primo luogo i compagni eh, straordinari nella mia città, ma non solo. E Goracci a Perugia, un po' meno a Roma perché non c'erano i filtri è sempre stato, quando andava bene, sopportato, quando andava bene. E vede, la cosa più assurda è che, anziché essere orgogliosi di risultati straordinari come quelli ancora l'anno scorso alle elezioni di Gubbio, quando il PRC a livello nazionale prendeva il 2,2-2,5 di media, a Gubbio si prendeva il 16%, Anziché essere questo motivo di vanto, di orgoglio, evidentemente c'è qualcosa che sanno fare un po' meglio eh, che da altre parti, diventa un elemento di eh, condanna. Ed è quando ci sono dirigenti che fanno affermazioni un po' soloniche eh, e dimenticano che o allora si usano sempre tutti e anche le persone perché questo bandito eh, che merita di avere una condanna preventiva, è stato candidato dal Partito della Rifondazione Comunista nel gennaio-febbraio 2010 a partecipare e a sfidare il PD alle primarie. Non so, forse qualcuno ricorda, Goracci, roba da matti. Ecco. Allora, o un gruppo dirigente ha dei limiti perché non riesce a capire che in un luogo, eh, anziché essere il luogo della partecipazione, del coinvolgimento, del buon amministrare, perché si riescono a prendere vo 11.600 voti eh, in una città dove, bene che va, insomma, siamo bravissimi, ma quando conti 4.000, eh, esagero proprio, tanto per abbondare, 4.000 comunisti, insomma, eh, è una cosa... Alle ultime regionali Perugia è 5 volte Gubbio per popolazione. Beh, a Gubbio abbiamo preso più voti in assoluto oh, di Perugia. Perugia. Eh, C'era un candidato che si chiamava Orfeo Goracci. A Perugia ce n'era un altro che nel partito ha avuto ruoli sicuramente sempre molto più importanti e decisivi del sottoscritto, ma quando vai a votare eh, i conti non tornano. Oh, perché Goracci ha preso più del doppio. Uh, di, quel, uh, di quel candidato. Le ragioni del conflitto con il gruppo dirigente di Rifondazione Comunista sono queste. Goracci è troppo forte e Goracci non è addomesticabile, con gli errori che può commettere, ma io sono una testa libera da questo punto di vista e eh, non eh, la metterò mai all'ammasso oh, per chi che sia e tanto più per piccoli interessi di eh, bottega. Per cui se l'avvisato eh, è Goracci bisogna azzannarlo oh, come cani eh, rabbiosi, se ci sono altri avvisati vanno bene nella politica generale. E allora ogni cittadino farà le sue riflessioni da questo punto di vista. Orfeo Goracci era troppo comunista. Guardi, me lo sono chiesto. Io eh, non sono troppo comunista o quantomeno. Se ricordo il ragazzo dell'istituto magistrale di 18 anni, eh, quando vestiva l'Eschimo, quando metteva insieme eh, la buona lettura che Don Angelo ci consigliava di Don Lorenzo Milani e eh, un po' di classici del pensiero comunista eh, da, da, da Marx eh, a Lenin, al nostro grande Gramsci. Beh, eh, quello era un comunista eh, inossidabile. Nel tempo l'aver svolto ruoli istituzionali importanti mi hanno portato ad essere un po' meno riconoscibile, lo dico con il sorriso perché eh, poi quando fai l'amministratore eh, interloquisci con quello che è il mondo circostante, per cui magari parli più spesso con il eh, più potente imprenditore economico del centro Italia di quanto non riesci a fare con eh, il barbiere o con il, eh, con il falegname in difficoltà della, certo. tua, eh, della tua città. Eh, e eh, magari per il cittadino comune il fatto che metti giacca e cravatta eh, e eh, qualche volta sei accompagnato dal vigile urbano può dare l'idea del potere della burocrazia, c'è da dire che dentro fondamentalmente sono rimasto tale, ho 53 anni, ho ricoperto molti incarichi, più di tutti nella mia città, perché ho fatto insieme, anche se con carriera rovesciata, ho fatto il sindaco, in regione ci sono stato come consigliere, come assessore, vicepresidente della giunta regionale Bracalente con la gestione del terremoto, la miglior gestione riconosciuta in Italia e in Europa. Ho fatto il eh, deputato e il sindaco, di più non... Eh, non il tutto a 42 eh. anni, di più non, non si poteva. E eh, nonostante ciò vivo a casa di mia suocera con mia moglie. Se devo spendere 10.000 euro non mi vengono i capelli bianchi per quelli, ma non ho conti in Svizzera, non ho frequentazioni altolocate, non ho yacht a Monte Carlo e eh, provo a predicare a mia figlia che da figlia unica, avuta anche un po' tardi, eh, magari eh, la viziamo un po' troppo, che eh, nel mondo c'è tanta necessità e bisogno di maggior giustizia ed uguaglianza, non per l'appiattimento, ma perché di questo eh, in un mondo dove conta solo il soldo e eh, l'apparire, eh, qualche valore da ripristinare ci deve essere. Quindi. Sicuramente per quella che è la politica media sono ancora un comunista e ne vado fiero e orgoglioso e spero di non cambiare. Lo disse anche al, al presidente Berlusconi qui di fronte ce <ride> n'ha uno vero di comunista, insomma, no? quando chiudeva la scuola per quadri dirigenziali di, del PDL a Google. Sì, beh, questo è un aneddoto simpatico. Perché quando uh, venne è stato due o tre volte a chiudere il, a volte lo facevano in teleconferenza, però. Eh, due o tre volte è venuto direttamente, eh, un giorno andai a, a salutarlo, era il Presidente del Consiglio, quindi le istituzioni hanno rispetto per eh, le istituzioni al di là di chi eh, le rappresenta e eh, nel eh, donargli un libro, quindi parliamo di un minuto, un minuto e mezzo, due al massimo, comunque la battuta... Gubbio era rossa e poi gli disse presidente: Lei che vede i comunisti dappertutto addirittura definiva comunista il povero Oscar Luigi Scalfaro, dico di cena uno in carne ed ossa è orgoglioso e non pentito di, di esserlo, e si mise a ridere dicendo a buon aiuti, sarà ora che cominciamo a, 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 muovere, a qualche... muovere qualcosa. Quando si è accorto Orfeo Voracci di essere un uomo solo, quando si è accorto di essere attaccabile? Quando si è reso conto che avrebbe pagato per tutti? Ma guardi, eh, la domanda è intrigante da un lato e mi è difficile risponderle perché non mi sento un uomo solo. Eh, nonostante quello, eh, lo tsunami che eh, ha devastato eh, la mia vita, eh, la mia storia, il mio percorso, la mia immagine, che ha fatto male eh, in primo luogo alle persone che mi sono care e vicine, che attraverso me, sono sempre quel bersaglio prevalente che eh, le ho detto oh, circa cinque minuti fa, eh, c'è stata sofferenza, disperazione per tanta altra eh, gente, eh, qui sulla disumanità sarebbero da fare degli approfondimenti. Io nonostante ciò, dicevo, non mi sento uh, un uomo solo. Ho, um, purtroppo, e sui, qui sono stato un po' un pollo, come si dice dalle nostre parti, mi sono fidato perché io sono una persona che se deve dirti una cosa, te la dice in faccia, se ha da mandarti a quel paese... E da qui anche il carattere duro, rude, è eh, anche un po' una parola che eh, comincia con la S. Però, da una persona così, tu non avrai mai la pugnalata. Un eh. po' come la risposta che dava Dottorini, insomma. No? Non, eh, eh? Io, cioè, se, se devo parlare di una cosa... Cioè, eh, L'affronto a pie pari, eh, se devo dire eh, al potere forte che si comporta da padrone sarà perché sono comunista. Uso questo termine anche se non è di moda, anche se non fa tendenza, anche se, se devo dire a quel funzionario che sta facendo una cavolata e glielo dico perché eh, la responsabilità della guida della città ce l'ha il sindaco. Dopo oh, se da qui si passa alla concussione, eh, questo oh, sarà tutto da verificare. Ma attenti sempre ai, pe ai pesi e alle misure diverse, perché non è che ci sono quelli che arrivano, cambiano tutto e eh, va bene, si presentano a 27 TV dicendo che è il massimo: se uno cambia eh, due ruoli ad un dirigente eh, aumentando una cosa, attenuandone un'altra, eh, quello diventa un reato. Insomma, eh, dovremmo essere un po' tutti eh, credo un po' più equilibrati e io comunque eh, non solo eh, non mi sento solo ma eh, devo dire che dopo tutto quello che è capitato eh, ritornare eh, alla normalità non siamo alla normalità, sarei eh, ipocrita e un po' bugiardo se facessi un'affermazione eh, netta. Riprendere il normale lavoro. Esatto, diciamo, eh? ritornare piano piano, perché sa dopo quello che abbiamo visto, quello che è avvenuto, eh, perché oltre eh, a, a voi dell'Italia centrale, ma a tutti i TG eh, nazionali l'hanno data nei titoli, eh, lo scoop di San Valentino. A Gubbio c'era la neve, eh, è stata una cosa eh, devastante eh, per molti aspetti e eh, così come è stata costruita eh, oltre ai capi di imputazione anche eh, tutto il fango che si è cercato di eh, utilizzare proprio con il ventilatore eh, a spargere quanto più possibile. Eh, ritornare dopo queste cose piano piano alla normalità non era facile, ci sono riuscito abbastanza, ci sto riuscendo. Uh, da dopo che sono tornato a casa, per i primi eh, 7-8 giorni, ho continuato a prendere tranquillanti che utilizzavo dal mese di novembre. Il mio medico può essere eh, testimone. Questo lo dico perché rientra anche in alcune delle accuse che mi sono state fatte, tipo quello di inquinamento delle prove o chissà quali cose io conoscessi, semplicemente la paura delle tante voci che probabilmente non venivano fatte uscire a caso. E eh, dicevo, sono ritornato a, a, a dormire eh, normalmente e eh, a fare un po' le cose che eh, ho fatto prima. Ho già detto, eh, certo, ti senti un po' più nel mirino, uh, l'idea che cosa può pensare quel cittadino, uh, ce l'hai sempre, uh, ti saluta o non ti saluta, uh, lo però ho avuto la fortuna uh, di uh, avere tanta gente e qui c'è stata la bravura e la straordinarietà. Di mia moglie, in primo luogo, delle persone, familiari, parenti, amici che sono stati vicini, e le parlava di rifondazione comunista a livello nazionale. Un compagno di Milano che mi ha conosciuto ha aperto un sito e sta facendo una specie di controprocesso. Ne risponde lui perché eh, fa l'avvocato, si chiama tra l'altro Rolando Dubini. Eh, ha aperto un sito con Orfeo Goracci, siamo solidari. Eh, circa 1400 persone, metà delle quali sono dirigenti e circoli del partito della Rifondazione Comunista. Perché insomma, non può essere che, se tu vai in un comune, eh, diceva prima delle 150, non so se erano 120, 150, ma metta, eh, essendo 9 gli, eh, gli arrestati. Eh, poi, nello stesso giorno, sono stati notificati avvisi di garanzia da altre eh, 10-12 eh, persone. Chi più ne ha più ne metta. Eh, beh, io penso che a Corleone, che so, Bagheria, che sono città dove mh, qualcosina con l'associazione a delinquere eh, per di più mafiosa hanno a che fare, eh, eh, uno. Un dispiegamento di forze come questo non, eh, non era, non visto, era eh? facile. La Vitola è tornato dall'Argentina eh, circa tre o quattro settimane fa, ha qualche capo di imputazione addosso, eh, era scappato. Beh, eh, il mattino dopo in carcere eh, poteva dialogare con il suo avvocato. Noi di dietro per cinque giorni, cioè, io credo che... Al più grosso bandito uh, del nostro, uh, cioè della storia italiana, una durezza, una reazione eh, spropositata come questa non credo che sia facile riscontrarla. E forse questa durezza ha contribuito anche, qualcuno me l'ha detto e, e penso che non avesse tutti i torti, e, e cioè che 38 giorni di carcere. Assurdi e spropositati eh, per il tipo di reati presunti, ammesso che fossero tutti veri, ha in qualche modo spostato l'asse dalla colpevolizzazione immediata, che evidentemente non poteva non esserci, eh, tant'è che addirittura familiari stretti di alcuni di noi si sono posti il dubbio: ma che avete fatto? Ditecelo, perché con tutto quello che leggiamo, dicevo, dalla colpevolizzazione immediata. Uh, si è passati ad una pacata riflessione e poi anche a chiedersi ma non è che forse c'è un po' di accanimento rispetto a questa vicenda? Lei dice che se fosse stato preso, cotto e mangiato e dopo una settimana rimandato a casa così come è stato fatto, il tamburo mediatico sarebbe stato ancora più pesante nei confronti suoi e degli altri indagati. Nell'immediato sì, eh, sicuramente, perché eh, la percezione che eh, si aveva eh, a Gubbio, o conosco meno le altre realtà, Gubbio la conosco abbastanza bene, eh, cioè, io so oh, cioè, che cosa si pensava, perché eh, cioè, le vostre trasmissioni venivano oh, seguite più del calcio oh, in, in quelle ore, in quei giorni. E ci sono quotidiani che hanno aumentato di 3-4 volte eh, il tirature, numero delle certo. copie eh, vendute, eh, c'erano le locandine, le civette o come si chiamano, che magari non sempre c'erano sulla, uh, sulla città, perché evidentemente la, ma lei pensi che tra... Uh, Arrestati e indagati 22 persone, soltanto queste. Eh, quindi può capire: eh, cioè non è che parliamo di una metropoli di 3 milioni di abitanti, parliamo di una città di eh, 32.000 32 abitanti. abitanti. E quindi questo è stato devastante. Certo, se fossimo usciti, cioè io, se i ceri. Eh, se ma è eh, il paese certo. dei non birbi ci eh, fossero si... stati i primi di, i primi di marzo eh, la metà o, di marzo o, o a fine febbraio oh, eh. ma la, la, la serenità con cui eh, sono potuto eh, andare in giro per le taverne con amici e parenti come ho sempre fatto e tanti bicchieri di, be di vino bevuti con, eh, come ho sempre fatto sarebbe stato un po' più, uh, un po più problematico e questo uh, si avvertiva. Avrebbe prevalso ve... più la colpevolezza Beh, certa in, in che quel il momento, dubbio, insomma, In quel no? momento sì, perché per come è stata posta, ma lei se l'immagina, ma io lo, lo, lo capisco il concittadino che è, è rimasto esterefatto, sbalordito, attonito, cioè, eh, che eh, ha sempre eh, visto in me, al di là del carattere, comunque una persona seria, corretta, onesta, gran lavoratore, eh, coerente fino al midollo, anzi a volte esagerato, che eh, cioè, lo dipingono come eh, il più grosso malversatore, addirittura, addirittura violentatore, stupratore, eh, con eh, su tutti i titoli eh, violenza sessuale aggravata. Proviamo a metterci nei panni, lo dico in buona fede, di quel cittadino eh, ti crollano molte cose. Certo con il passare dei giorni e delle settimane, beh, un elemento che eh, ha preso molto corpo è che nella politica, dove le accuse più grosse che si fanno ai politici, quelle che detta Leugubina. Si rubi. fregano anche eh. il buzzo dell'ancolla, eh. eh, cioè, e vedi tutti i casi eh, che abbiamo. Oh, non faccio i nomi per rispetto, ma eh, ce ne potrebbero essere dal nord, al centro, al sud: eh, dove eh, le cose più piccole possono essere eh, i piaceri eh, di yacht, di vacanze, luoghi, luoghi lussuosi, ristoranti, o oh, Goracci e, e, e gli altri delinquenti. In tutti i capi di imputazione non c'è un centesimo. Questi non hanno preso, non hanno chiesto e nessuno può andare a dire che eh, hanno avuto sollecitazioni e pressioni. A tutta questa l'associazione a delinquere eh, per che cosa? Per, il per, consenso, gestire, forse? per gestire il eh, comune a fini privatistici. E che vuol dire a fini privatistici? Se non c'è soldo, non c'è interesse. Eh, il piano regolatore è. Eh, eh, che qualcuno ha, a Zige, ha deposto a zig zag, dimenticando di averlo votato, ha eh, il 60% di terra edificabile su eh, terra pubblica, di area edificabile su terra pubblica, è un po' comunista come piano regolatore, forse questa è, è una delle colpe grosse che Goracci e i suoi colleghi amministratori hanno avuto, ah, se è per il consenso, io... Non ho mai eh, fatto carte false, eh, anche perché voglio chiedere ai cittadini che ascoltano e anche a chi ha il potere di rovinare le persone, la vita delle persone, pur volendo avere ancora un po' di fiducia rispetto a, a quella che è eh, l'istituzione e eh, l'architettura la, del nostro Stato e quindi. Eh, voglio provare a nutrire ancora un po' di fiducia nei confronti eh, della magistratura, che è un potere autonomo, sancito dalla nostra Costituzione. Ma se Goracci faceva tutto questo per il eh, consenso, come mai, e, e magari lo otteneva, e quindi eh, la colpa è questa, nel 2001, quando io sono diventato sindaco, il sindaco uscente era un altro io facevo il maestro a padule il maestrino di campagna ho vinto nel 92 io inaspettatamente sono stato eletto deputato di questa repubblica avendo preso era la prima volta che si votava con la preferenza unica c'era ancora la circoscrizione umbro sabina avendo preso più voti di tutti gli altri cioè, eh, avevo 31 anni che potere gestivo Vabbè, non... faceva, faceva il maestro? Potrebbe aver dato. Eh, non votano da una... i. Eh, Beh, però i genitori, mi... ogni bambino sono due genitori, faccia un po' il conto quanti Vabbè. sono i voti. Beh, no? Adesso uh, raccolgo positivamente la sua, uh, la sua uh, battuta, dicendo che sono sempre stato orgoglioso del fatto che uh, nei seggi uh, delle scuole dove io ho insegnato Cipolletto, Padule, Semonte, Scorcello. Ho oh, avuto sempre dei risultati, eh, sempre alti in generale, ma superiori alla media delle Fede, altre. Quindi questo eh, Fede, può valorare in parte. Forgiarli da piccoli può sempre, può sempre essere utile. Scherzi a parte, perché credo che un po' bisogna anche sdrammatizzare. Perché la situazione, non credo che Offeguaracci l'abbia vissuta molto bene. Mi racconta com'è una giornata in carcere. Allora, io sono stato i primi cinque giorni eh, in quello che eh, il eh, mio eh, compagno di sventura Lucio Panfili ha definito l'isolamento eh, di transito, non so se tecnicamente si chiama così, eh, comunque è quello dove eh, le celle sono messe un po' peggio, non c'è televisione. Eh, finito l'interrogatorio di, eh, di garanzia, eh, gli altri eh, li hanno mandati eh, al penale, così lo chiamano, nelle celle insieme ad altri, io sono rimasto nel eh, braccio dell'isolamento in una cella eh, da solo e questo è stato un bene e un male. A conti fatti dico più un bene, almeno all'inizio perché pensavo che i giorni fossero... Altri 3, 4, non che si arrivasse comunque a, a, quasi, a quasi 40. Eh, la giornata eh, era quella ti svegli al mattino. Io avendo, non ho remore a dirlo perché eh, è la mia condizione di vita: avendo dei problemi eh, di salute, io sono un diabetico eh, quindi avevo bisogno, e eh, questo è un problema aggiuntivo perché eh, in carcere non ti lasciano oh, niente di tuo, quindi nemmeno la macchinetta pungidito per eh, fare i controlli non la puoi tenere, quindi si doveva andare per forza in infermeria. Io andavo tra uh, uh, il mattino prima delle 8 uh, fino all'ultimo controllo delle 23, tra uh, l'insulina che mi dovevano iniettare uh, 4-5 volte al giorno, uh, 5 stick i controlli, la misurazione della pressione eh, al mattino e la sera, io eh, per 7-8 volte andavo oh, facevo il percorso oh, dell'infermeria. Eh, dopo il, eh, la prima settimana eh, si poteva usufruire, anche perché era molto freddo comunque ancora a febbraio, dell'ora d'aria che nell'isolamento era su un posto diciamo brutto nel senso che era un bunker mentre eh, gli altri che nel penale stavano su una specie di campetto o, da calcetto e giravano in gruppo in compagnia eh, chi era in isolamento o, faceva la sua oretta in un bunker eh, lungo 14-15 metri con le mura alte 6 eh, che dava l'idea un po però tutto, io cercavo di prendere tutto o, per anche a, ammazzare il tempo eh, per cui quando c'erano da fare dialoghi, colloqui, fosse lo psichiatro, fosse lo psicologo, fosse il sacerdote o ancora di più il medico, per le condizioni che avevo, non ne rifiutavo oh, nessuno. E, eh, la, poi ho scritto molto, eh, ho letto e scritto molto. Eh, adesso oh, stavo facendo una cosa, che, una cosa modestissima sulla mia vita non soltanto su questo periodo così eh, duro e pesante, ma un po' in generale, ma uh, quello che ho fatto in carcere non, adesso non devo, vorrei portarlo a, a, a conclusione. Il dramma è che da soli si pensa molto, le giornate non passano. Uh, sì, al mattino ti portano il giornale, ne leggevo quattro, però la testa ti va sempre eh, alla tua vita, alle persone a te care, a quello che succede, a quando oh, uscirai e questo è, è triste. Senti tutti i rumori che ci possono essere, i piccioni erano diventati amici perché eh, erano quelli che venivano a svegliare eh, nella, perché un po' tutti i carcerati eh, lasciano un po' di pane o comunque qualche cosa. Eh, sono quelle forme... Eh, lo dico con il, eh, con il sorriso, eh, poi fa piacere quando ti viene a trovare qualcuno e non te l'aspetti. Io oh, sono stato talmente male lì che, comunque, quando venivano eh, persone a trovarmi e soprattutto le visite che non, eh, non conoscevi quindi, ti chiamano, c'è una visita per lei e vai e scopri che è tizio Caio ti fa immenso piacere provi a tenerti su, ma uh, io non ce la facevo a non avere eh, il pianto e il, il nodo alla gola. Difatti qualcuno l'ha anche scritto e la cosa era simpatica perché il personaggio, lo zar, il dittatore, il despota eh, e anche il carattere che inizia con la S che dicevo prima, eh, che fuori eh, si conosceva, magari eh, fuori uno immaginava, eh, in realtà lì era eh, quell'agnellino. I momenti più dolci e tristi insieme sono stati quelli della visita dei, dei familiari. Io ho, ho questa situazione di essere in mezzo tra una figlia di 11 anni e una mamma di 70, mentre moglie e sorella eh, so che sono oh, abbastanza forti, non, well, mia moglie è stata uh, straordinaria su questa, uh, su questa vicenda e non solo, e, però temi. Io non volevo che mia figlia venisse a trovarmi eh, perché pensavo che il carcere eh, fosse un fatto che poteva in qualche modo turbarla. La moglie ha insistito e ce l'ha voluta portare. Quando ho saputo che eh, venivano, eh, ce l'ho messa tutta per eh, cercare di non apparire io il eh, piagnucolone, eh, ce l'ho fatta e, ed è stata una scelta eh, giusta perché... Vedere eh, mia figlia e mia madre che erano molto più forti e, eh, e sicure di me eh, mi ha aiutato abbastanza a immaginare che eh, lo tsunami che aveva devastato tanto, però forse eh, una parte strutturale, eh, uso la metafora della casa, in questo caso degli affetti, eh, aveva ben resistito e questo è stato di, di aiuto. Ci fermiamo appena un minuto e mezzo per la pubblicità, poi torniamo con la chiusura. Coraggio. Lei ha detto che in carcere si pensa tanto, non si finisce mai di pensare perché le giornate non, non passano mai. A volte ti chiedi anche se la tua vita eh, ha senso eh, dopo quello che, che ti succede. E non è un caso che le prime notti eh, le, eh, il personale di, di custodia, di vigilanza, eh, al quale va il mio riconoscimento di eh, aver trovato persone brave, professionali, capaci e dotate anche di eh, una umanità eh, elevata. Non penso che sia, siano stati così soltanto nei miei confronti, ma eh, vorrei dire che questa cosa probabilmente riguarda eh, quel, quel mondo. E dicevo, non è un caso che le prime, eh, le prime notti eh, ti, controllano, oh, ti controllano di più, oh, passano con eh, la lucetta eh, per vedere per, eh, solo lì davanti con la tua vita eh, distrutta eh, i pensieri che hai per la testa sono, sono i più vari eh, io ho, ho saputo controllarli anche perché un po' uomo d'onore credo di esserlo eh, era una promessa che avevo fatto a Avendo avuto io il timore da tempo che poteva succedere, eh, era una promessa che avevo fatto a, a, alle persone, a me care, e non si poteva non mantenere. Lei già da novembre-dicembre si aspettava un epilogo di questo genere, mi raccontava che nelle ultime due settimane come sentiva il canabagliare, pensava ecco vengono per chiudere il, il discorso. Non è che questa situazione di dire guarda che verranno da te, guarda che alla fine pagherai quello che, che temi e quello che pensi, non sa un po' di resa dei conti, dei notti e dei lunghi coltelli, che qualcuno ad Orfeo Coracci gli ha detto senza dirglielo in faccia come farei, magari facendoglielo capire. Che era arrivato il momento di chiarire conti ma guardi, per questa domanda. Mi, mi sorprende mette... che Dottorini, le lo dico in tutta sincerità, che Dottorini, che fa parte comunque della maggioranza, eh, possa chiedere durante una un'audizione della. Eh, durante una riunione del, del Consiglio, la sua presa di posizione su un su un fatto che è certo, su un fatto che è risaputo, su un fatto che è notificato per sapere se lei vuole dare le dimissioni. È su questo che io le dicevo prima di essere un uomo solo, non solo negli affetti o nella stima di chi lo conosce, ma solo da un punto di vista politico, come per dire hai fatto il tuo tempo, non conti più nulla. Sei lì solo e esclusivamente come la mozzarella, con la data di scadenza, prima o poi toccherà anche a te. È questo che mi stupisce, che la politica, nessuno abbia voluto reagire di fronte ad una situazione di questo genere. Ho visto politici che sorridevano per gli sms che i giornali pubblicavano e a pensare che potrebbero essere loro i prossimi che vivono una situazione di questo genere. La politica non ce l'ha fatta una gran bella figura, Orfeo Goracci dottore, lei, lei dà un assist che eh, io che non ho una grande capacità di sintesi eh, dovremmo tediare i cittadini per eh, gli ascoltatori per eh, molto tempo. Ah, lei coglie dei punti che meritano estrema attenzione. Io mh, non dirò più di tanto anche perché eh, ho cercato di dire prima comunque eh, voglio eh, nutrire eh, ancora un po' di fiducia nei confronti eh, di eh, pezzi dello Stato che svolgono il loro compito e il loro ruolo anche se eh, la disumanità è inaccettabile ricordo questa cosa appunto io sapevo da novembre delle voci che c'erano Riguardanti il mio arresto, del perché eh, non lo capivo perché io avevo avuto un avviso di garanzia con due ipotesi di reato, il eh, concussione e abuso d'ufficio in merito ad una denuncia di una dirigente fatta a novembre del 2009, quindi erano passati eh, due anni, eh, gli avvocati me l'avevano detto che eh, per eh, l'arresto visto quel tipo di reato oh, c'è. Cioè, ci poteva essere eventualmente, difficile, strana, incomprensibile, ci poteva essere una strada che era quella dell'associazione, ma io che non sono un uomo di legge, non, però il fatto che lo sentivo, si sentiva dai giornalisti, si sentiva dalla politica, a Gubbio qualcuno era sempre più informato di qualcun altro, oh, lo oh, diceva, io questa paura ce l'avevo e non dico che c'ero preparato, ma io uh, alle persone uh, a me più care, eh, non alla figlia, ma a uh, moglie, sorella, mamma e suocera, le avevo informate di questa, uh, di questa possibilità. Sulle azioni e sui comportamenti della politica mi limito a dire questo. Mettiamola sul piano un po' della speculazione, via. Eh, quindi uno eh, fa il giustizialista e per parte eh, c'è un'occasione ghiotta eh, e ci si butta addosso. Non, di certo invece mi sembra poi che ci siano più, più, alcuni più informati di altri, non c'è dubbio, eh, certamente non goracci, eh, nonostante tra le accuse a ah, quella io che ho cercato di far arrivare a chi eh, le eventuali operazioni di eh, arresto eh, per la custodia cautelare eh, dovevano farle, i carabinieri, di far arrivare la notizia. Eh, c'è questo messaggio, se dovete venire a prendermi a casa, fatelo dopo le 8 quando non c'è mia figlia. Un padre che ragiona a tutelare su una situazione come questa la cosa che ha più cara, è il figlio, e questa azione diventa un altro capo di imputazione, da inquinamento di prove, beh, eh, ognuno si farà ah, le idee che vuole. Dicevo, la politica, eh, secondo me, eh, su questa cosa, non so se per paura, ci metto anche questo perché comunque ci sono dei poteri che non possono essere toccati. E adesso Goracce solo è più debole, è a scadenza come lo yogurt o la mozzarella. Io ero intenzionato ad essere eh, in scadenza, anche perché come dicevo prima ho fatto, ho fatto abbastanza. Uh, ho, ho scoperto in questa fase che ci sono dei, delle cose, eh, chiamiamoli così, delle situazioni dei valori che eh, sono al di sopra di ogni altra cosa, penso agli affetti, penso alla famiglia, non che prima non sapessi pienamente questo, però uno che ha lavorato per 12-14 ore di media al giorno è evidente che ha tolto qualcosa a quest'altra parti. Quindi l'idea di, eh, di smettere nel 2015 eh, c'era. Eh, adesso non so se ragionerei eh, allo stesso modo, anche perché vede il fatto che a Gubbio, nove giorni dopo lo tsunami, ci siano state centinaia di persone, non che dicevano goraccia innocente, ma che comunque abbiano messo la loro firma, la loro faccia eh, per eh, dire... Andiamo cauti, vediamo come stanno le eh, cose sul dubbio. e non era una cosa facile. Io a, a quei cittadini non li conosco tutti. Eh, voglio ancora una volta ri, eh, ri, eh, rivolgere il mio ringraziamento, soprattutto non solo per la vicinanza, ma per il coraggio che hanno avuto. Lì c'erano forze dell'ordine che guardavano. Uh, chi faceva uh, foto, uh, mondo dell'informazione, curiosi di vario genere. Aver avuto questo coraggio in una fase come quella mi fa pensare, così come ho riscontrato poi in queste uh, settimane, che uh, c'è ancora una parte uh, importante e significativa della società eugubina, ma mi sembra di capire anche una parte uh, di società dell'Umbria che... Uh, chi non ha fregato una lira eh, che si fa 56 giorni di galera eh, probabilmente qualcuno può pensare ma questo ha sempre rotto le scatole a qualche potere, eh, ha pistato un po' troppi piedi, ha tenuto fuori dal tavolo bello apparecchiato oh, i poteri economici più forti che ci sono oh, in questa regione, non solo in questa regione parti della politica, eh, compresi i partiti eh, che eh, danno le carte da ogni punto di vista e queste cose un po' oh, eh, si pagano. Io oh, da questo punto di vista mi sento oh, forte e la politica dov'è che ha sbagliato? Nel non capire che se passa la logica che bastano cinque lettere anonime e qualcuno in qualche palazzo che le guarda con attenzione, l'avviso di garanzia arriva e associazione a delinquere per gestire le amministrazioni insomma eh, è difficile eh, francamente capire eh, dov'è il limite tra l'esercizio del sindaco che ha un giudizio che è quello dei cittadini, se amministri bene ti votano, se amministri male ti mandano a casa, eh, che credo sia un principio oh, sacrosanto della democrazia. E, eh, cioè, mi si dice che oltre a quelli che io ho letto, che ci sarebbero stati altri che eh, hanno esposto lamentele. Io che nel mio mandato da sindaco ho incontrato non meno di eh, 4-5 mila persone in colloqui eh, diretti. Se qualcuno volesse sapere i nomi di 500 scontenti, eh, ci mettiamo su un tavolino eh, chi per il lavoro, chi per la casa, chi per il figlio che ha problemi, eh, chi perché eh, non ha avuto l'illuminazione davanti, chi l'asfalto è stato fatto prima e è stato dopo, chi il bidone della mondezza era sotto casa e dava fastidio, l'altro era troppo lontano. Cioè, eh, ne avrei a centinaia. Eh, vengo accusato di eh, avere eh, uno dei problemi, è quello sulle stabilizzazioni. Io rivendico con orgoglio il fatto che nel comune di Gubbio, durante il mio mandato, si siano stabilizzate 60 persone. La regione ieri presentava un programma che ci metteva una, diversi soldi, giustamente perché eh, le aziende private potessero arrivare, forse si arriverà a stabilizzare eh, 1200-1300 persone il fatto che in quel comune in quegli anni si sia fatta questa scelta io la rivendico da comunista, da uomo di eh, sinistra e allora la politica questa volta è toccata a Goracci perché solo, scaricato dal suo partito anzi pugnalato dal suo partito eh, non eh, in una situazione però io alle coincidenze ci credo poco a gubbio che avvengono dei fatti strani io che ritorno oh, anche dopo Capanna in attività e eh, scrivo qualcosa su qualche argomento, sarà che io tocco sempre quelli delicati e difficili: vedi eh, la termovalorizzazione, vedi il eh, gasdotto, oh, dove mh, ci sono colleghi che, qualsiasi cosa dicono, oggi c'è il sole, hanno oh, spazi e eh, io. Forse sbaglio target, eh, però oh, penso che in una società come la nostra, in una regione come quella dell'Umbria, avere voci coerenti, critiche di sinistra e da sinistra non sia male, anche perché parlo alla politica in questo senso, cioè, eh, se non riacquistiamo... Non un po' di burocratismo per cui ti fa dire che a Todi vinci quando prendi il 7% in quattro partiti, eh, perché allora i socialisti che prendono il 15% e prendono tre consiglieri che, 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 che verbo devono usare? Eh, non, non, saprei, eh, non saprei capire. Ma se noi non ci risintonizziamo da sinistra con valori che ancora abbiamo con tanta parte di eh, popolo sui beni pubblici, sul diritto al lavoro eh, su, e su molte altre cose, beh, eh, Grillo non è che eh, vince solo a Parma, eh, Grillo la oh, prossima primavera prende il 20% in questo, in questo paese. Qualunque il... Grillo farebbe la stessa, la stessa fortuna, perché basta uno che parla in maniera diversa perché... Che le persone ci possano. Però io da vetero la... comunista ancora voglio provare a pensare, eh, perché che cosa, cioè, con Grillo faremo battaglie comuni contro l'incenerimento. Secondo me a Parma l'8-10% dei voti l'ha preso su questo. E non a caso io sono un po' un bersaglio da questo punto di vista, perché con coerenza e con i fatti, non soltanto a parole, ho cercato di andare avanti eh, su questo. Ma dicevo, oh, saremo d'accordo sulla Notav, eh, su qualcos'altro. Ma. Eh, non su tanti altri aspetti, perché quando si parla di articolo 18, quando si parla dei diritti dei lavoratori, sui eh, beni comuni eh, siamo in sintonia, ma sugli aspetti economici in modo particolare, eh, beh, eh, se non riesce a riprevalere o comunque a, a farsi risentire un po' di più eh, una qualche idea progressista. Perché in un paese come il nostro non c'è bisogno di pensarla come me, eh, basterebbe eh, una sana socialdemocrazia per eh, essere certo. eh, un paese eh, che sembrerebbe quasi rivoluzionario. Beh, se questa spinta non la portiamo noi, eh, che ci siamo ancora un po' dentro, beh, eh, non, non riesco a capire chi è che dovrebbe invertire questa, uh, questa tendenza. Non certo con la spartizione di un assessore o di un vicepresidente di una sottocommissione, eh, perché questa è la cosa che più la gente eh, detesta, su questo non c'è dubbio. E, e sotto questo aspetto saranno in tanti a rimanere soli eh, e in scadenza, ma eh, in questo caso le scadenze le mettono i cittadini. Lei ha detto che in tutta questa vicenda la persona che più le è stata vicino è, è sua moglie. E voglio dare tre minuti per, per ricordare questa situazione perché siamo in chiusura della trasmissione. Però sapere che le accuse erano terribili, erano pesanti, erano devastanti. E sapere che a casa c'è una persona che sta lavorando per difendere la propria dignità, la sua dignità, che lotta e combatte perché crede fino all'ultimo. In quello che Orfeo Coracci era. Quanto è stato importante per lei tutto questo? È stato fondamentale. Eh, ovviamente, in una sede come questa, nessuno dice, eh, e non è giusto che eh, si dicano le cose che magari eh, ti scambi eh, a mezzanotte ancora al tavolo prima di addormentarti. Eh, è evidente, non faccio l'ipocrita, che. Eh, nello tsunami eh, c'è stata eh, molta parte che sul piano oh, personale eh, inaspettata che può ferire, è successo oh, a casa mia come penso sia successo purtroppo in altre eh, situazioni. Per me è stato fondamentale perché sapere, poi eh, mia moglie domani può anche fare scelte di altro, oh, certo. di altro genere, ci mancherebbe la, la, la laicità da questo punto di vista non mi verrà a meno, però non c'è dubbio che eh, è stata eh, in questo caso forse eh, al pari eh, di mia figlia eh, un elemento di forza, perché poi eh, si organizzava, andava sempre dall'avvocato, oh, è stata protagonista delle firme, teneva i contatti, eh, una persona che non è mai stata in mostra, mia moglie non è mai salita in comune, eh, ha fatto qualche veglione dei ceraioli, non ha mai fatto la first, eh, lady. La first lady e eh, il mio lavoro l'ha più subito, oh, che, eh, certamente più che averne avuto oh, benefici, è stato sul piano umano, oh, è stata la cosa più, più importante, io oh, ho detto a lei, glielo ho scritto, quando, tutti i giorni alle 1 o alle 2 di notte eh, passava la mezz'oretta a scrivermi perché per il carcerato oh, e chi ha amici, conoscenti lo do come appello e messaggio, eh, sapere che fuori non ti dimenticano è importante, eh, non solo per ammazzare il tempo, ma il giorno che sono arrivate 15 lettere, non solo il tempo di, eh, quindi le ore che ci vogliono a leggerle e poi a rispondere, ma ti dà l'idea che eh, c'è chi eh, mentre lì è tutto chiuso, oh, hai le sbarre, Fuori da quelle sbarre c'è chi eh, ti considera ancora persone. Sulle carceri dovremmo ragionare per far sì che non siano la discarica sociale, ma eh, che eh, diventino, come la Costituzione dice, il luogo della, eh, così, della rieducazione, della eh, la capacità di potersi rimettere nella società. Eh, non solo faceva questo, ma eh, è stata eh, straordinaria nel... Eh, costruire eh, i percorsi e nel, eh, io so che non è persona sciocca che eh, non ha letto oh, quello che hanno letto tutti, eh, ma credo, e in parte lo chiedeva, che la cosa che l'ha aiutata molto è stato il fatto che mi conosce da quasi 40 anni stiamo insieme dal 77, quindi siamo coetanei, abbiamo fatto le superiori insieme, e, eh, quindi ha, ha vissuto tutte le mie tappe eh, della, della politica, le gioie e i dolori, eh, quando non mi candidavano nemmeno nelle liste del comune di Gubbio nel 1983, o quando nel 92 sono diventato oh, parlamentare. Sa come sono fatto e sa che la mia correttezza la mia onestà eh, nel lavoro è, è nota al mondo e in questo mondo a chi ti sta vicino evidentemente più che ad altri. Credo che questo l'abbia aiutata eh, molto e tant'è che eh, è anche più eh, stimolata l'idea di fare qualcosa in più anche sul piano, oh, sul piano politico. Insieme a lei certo non posso comunque dimenticare le tante persone che in maniera... Eh, se vuole anche più discreta e mi ha sorpreso perché io, il mondo cattolico, io che sono un, eh, diciamo un laico, eh, non, eh, ha avuto delle forme, degli attestati di, di, di vicinanza che mi hanno, mi hanno molto molto oh, colpito. Eh, cito un personaggio fra i tanti, io con Don Angelo Fanucci eh, ci ho litigato spesso, è stato mio, oh, è stato un mio professore eh, nell'età in cui si cresceva, al magistrale, eh, 16-17 anni, eh, da sindaco ho avuto da lui le lettere più belle e quelle più feroci, eh, però in un momento come questo oh, credo che anche lui abbia potuto eh, percepire, insieme a me, il ragionamento per tutti gli altri che non, queste persone non sono una banda di delinquenti. Poi la giustizia farà il suo corso. Uh, e darà le e sue risposte. Darà certo. le sue risposte. Però uh, soprattutto quello che è stato imbastito, e eh, qui certamente non lei, non voi. Però una cosa uh, un po' brutta, ci tengo a dirla uh, concludendo, uh, insieme al fatto che sull'associazione a delinquere io non ho potuto sentirlo perché ancora ero ai domiciliari ma un giudice come Giovanni Palombarini, che è una delle figure più prestigiose, venuta a Gubbio il 4 di eh, aprile a discutere eh, carcerazione preventiva, eh, necessità o barbarie eh, e le carte un po' le aveva lette, a lui, chi vuole lo può ascoltare su Radio Radicale e eh, sul sito, eh, a lui. Delle serie eh, perplessità, eh, dove non c'è una lira di mezzo e dove eh, quello che è successo con un'indagine che durava da due anni era necessaria, questa gogna, questa distruzione di persone, di vite, eh, al di là delle carriere, eh, che poi c'è anche quella evidentemente, eh, ma eh, era. Assolutamente indispensabile? Eh, che cosa portavano via dal comune? Eh, che cosa si inquinava? Sono domande e ci saranno le sedi per, eh, per eh, rispondere. Ma la cosa sulla quale dovremo riflettere tutti, a me è capitato per essere dalla parte, eh, per essere vittima da questo punto di vista, confermo totalmente quello che ho detto nella risposta a, a, a Dottorini. Eh, se ho sbagliato una delibera, se abbiamo sbagliato una delibera, rispondiamo di quella eh, e non eh, del castello di accuse che, eh, che, ci ha visto, eh, che ci è stato ritagliato addosso, ma soprattutto il linciaggio mediatico. Che senso hanno i titoli del Bunga Bunga Rosso, dei Leoni e Diavolessele? Cioè eh, andare a riportare un SMS eh, molto privato, molto personale, eh, oltre a distruggere me, ma io, io con il 14 ero, ero già distrutto, dal momento che eh, sei stato arrestato, che altro vuoi fare di più? Penso la fucilazione immediata non c'è ancora. È cioè, possibile che non ci si rende conto che in questo modo, oltre al capo, al protagonista, al bersaglio grosso, vai a distruggere persone che, che colpe hanno, quella magari di, di aver avuto uno scambio diverso dal lavoro con un'altra persona, ma che modo di ragionare è questo? Cioè, l, la, la società eh, come inista la criticavamo giustamente sotto ogni aspetto. E, e Qui mi sembra che eh, per o scoop o per leggerezze o per eh, proviti o non so che cosa si è andata in quella eh, direzione e questo non giova, eh, non tanto eh, a me eh, che rispetto ai capi di imputazione, questi sono quelli che eh, fanno quasi eh, solletico evidentemente, però provo o vorrei provare a far riflettere e ragionare su... Che cosa si fa sulle persone? Non faccio i nomi, ma tra gli arrestati e gli indagati ci sono persone nella mia città che non sapevano cosa fossero i tranquillanti e che hanno messo sotto lavoro lo psichiatra, che non riescono a dormire la notte, che si chiedono ma che ho fatto io? Perché una vita passata con determinati principi mi è stata devastata? E se domani come... Per quanto mi riguarda non credo che, eh, potrà che non potrà che essere così. Ne venisse fuori che eh, di tutto un castello non c'è niente o pochissimo. Chi paga? Chi ridà la vita a queste persone? Non voglio, eh, tra l'altro ne parliamo proprio eh, a distanza di un giorno, di quello che è avvenuto a Tivoli. Io non do giudizi perché eh, rispetto i dolori di tutti. Però, stando a quello che eh, il processo ha sancito, un PM chiede 12 anni, il Tribunale eh, assolve per, eh, perché il fatto non sussiste. Cioè, eh, Dovremmo ragionare eh, cioè, sulla sproporzione: certo. eh, quella bidella, quella maestra, quel marito, se, eh, stando a quello che eh, ha detto ieri il Tribunale, cioè, la vita di quelli. Eh, cioè, eh, chi la recupera ormai? Sì, l'articolo oggi sul giornale, ma dentro sei morto e queste cose dovrebbero far eh, riflettere eh, un po' di più anche chi ha questo potere di incidere sulle vite delle persone. Grazie ad Orfeo Goraci. Prima di cominciare la trasmissione il nostro regista Danilo Mignini ha detto scriviamo sotto consigliere comunale, io ho detto lasciamo solamente il nome. Orfeo Goracci perché vorrei che oggi parlasse l'uomo, non il politico, non il consigliere regionale. Spero che qualcuno di questa vicenda, se prima erano 1500, qualcuno sia riuscito in più a capire quello che è successo e quello che succederà. Mi auguro, caro Goracci, che si risolva tutto per il meglio. Certo è che quello che ha passato non glielo potrà togliere mai nessuno. E mi auguro anche che sia un esempio per, per tutti, per chi fa politica, per chi vive di politica e per chi comprende di politica. Quando le accuse si buttano all'ammasso e si fa solamente operazione mediatica, a volte bisognerebbe anche chiedersi e domandarsi a chi giova tutto questo, se non a distruggere una politica, a distruggere un mondo che abbiamo conosciuto, stimato, costruito e apprezzato e per chiacchiere o per giochi politici rischiamo di distruggerlo. Grazie di nuovo, la pubblicità. Grazie a voi.